Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Dopo le Aquile. Dopo un pareggio amaro, con una partita da vincere, invece conclusa 1-1 contro il Lecco, ultimissimo in classifica. Ne parleremo insieme a Matteo Paganini. Ciao Matteo, ben ritrovato. Ciao, ciao Gianluca, ciao. Andiamo a vedere risultati e classifica di questa giornata. Giornata al picco con uno Spezia che era sceso in campo per vincere e dare davvero una svolta al proprio campionato. Da ricordare i risultati, la vittoria della Cremonese sul Bari, davvero in crisi questo Bari, il Brescia che vince 3-1 con il Pisa, il 2-2 della Feralpi contro il Cosenza, Spezia Lecco 1-1, sul Tirol Parma 0-0, Ternana Modena 0-0, in corso Catanzaro Como, Palermo Samp e Reggiana Cittadella. Domani la partita tra Ascoli e Venezia, nella speranza che l'Ascoli non vinca per non compromettere la classifica della bassa serie B. 32esima giornata che vede complessivamente poi questa classifica, a parte le gare che sono in corso, daremo aggiornamenti poi durante la trasmissione. Il Parma saldamente al comando, prossimo avversario dello Spezia. In fondo non vince nessuno per ora, dobbiamo dirlo, pareggiano tutte, compreso lo Spezia. L'Ascoli giocherà domani con il Venezia e con questo passettino in avanti lo Spezia e il Cosenza agguantano il Bari a quota 35. Quindi vediamo, sei squadre con, al termine del campionato, tre di queste che si salveranno e tre che retrocederanno in Serie C, salvo clamorosi colpi di scena dell'Lecco che, al di là del pareggio di oggi, sembra ormai spacciato. Matteo, ricordo i riferimenti per intervenire in diretta, li mettiamo in sovrimpressione, ci state già scrivendo in tanti. Abbiamo titolato, torniamo in onda, due punti buttati via, nel vero senso della parola. Eh sì, un'occasione, guardando la classifica, un po' di rammarico c'è perché sarebbe stato un balzo in avanti importante, ma oggi, soprattutto anche nel secondo tempo, ho visto una squadra un po' spenta, un po' stanca sulle gambe. Forse, beh, col senno di poi siamo tutti allenatori, però qualche cambio anche inizio l'avrei fatto da subito, avrei fatto entrare Cassata perché abbiamo sofferto a centrocampo. Mi viene in mente l'azione del secondo tempo, quello che ha fatto tutto il nostro centrocampo e si è divorato poi di fatto il gol calciando in porta Zotta. L'abbiamo lasciato fare il bello e il cattivo tempo. Insomma, o sentivano la pressione di questa gara, ma non penso che sia quello. Matteo, Però è un sono. caso che lo Spezia sbaglia le partite sulla carta più semplici in casa, successo con la Feralpi, che era una Feralpi all'epoca non in forma come in questo momento, è successo un'altra volta con il Lecco, prima una sconfitta e poi un pareggio. Sai Gianluca, io vedo che no, non riusciamo a mantenere il risultato. Quando andiamo in vantaggio ci facciamo recuperare e poi sentiamo, secondo me, la mancanza di un centravanti che faccia gol. Perché Falcinelli fa il suo, fa movimento, però i gol pesano, mancano. Poi Di Serio si è fatto male, puntiamo su Verde, però ricordiamoci che anche con l'Ascoli, Ristov ci ha salvato. I gol degli attaccanti mancano, c'è poco da dire. Non abbiamo un attaccante che in questo momento ci sollevi un po'. Leggiamo da casa alcuni messaggi, pareggio che vale una sconfitta, ci scrivono Danilo, secondo tempo dal baricentro bassissimo, Esposito e Naggi non hanno saputo alzare la squadra, ci è voluta la mano dell'arbitro, squadra oggi molto alviniana, a Parma ci vorrà ben altro. E beh, lo Spezia al di là del gol di Ristov, ancora una volta a segno, il pareggio di Buso, nel secondo tempo ci si aspettava di più da un altro Spezia, Spezia che ha avuto 30 minuti in superiorità numerica non sfruttati. Sì, quello infatti un Contro pochettino. l'ultima in classifica. Sì, guardando che ha 23 punti il Lecco, però diciamo che il Lecco poi sulla carta Non ha non ha, rubato no, niente. anche sulla carta non ha dei brutti giocatori, no? Però al di là di questa era una partita fondamentale. Nel secondo tempo siamo spariti, poi con l'uomo in più non si vedeva la differenza in campo, cioè. Insomma, un po' di delusione c'è stata proprio anche come approccio della partita. Secondo me, effettivamente, l'approccio a centrocampo bassi e il possesso palla quasi integralmente dell'Ecco.
Angelo ci scrive: questa volta male male, errori molto gravi. Se non si trovano le motivazioni per battere l'ultima in classifica in 10 in casa, lascio a voi i commenti. Si rischia grosso. Di certo questo Spezia ora dovrà sudarsela sino alla fine, perché una partita del genere in casa contro l'ultima in classifica ormai spacciata, non fai 3 punti e te le devi andare a conquistare da altre parti. Già cominciamo sabato a Parma, poi abbiamo in casa la Sampdoria, quindi sono due partite toste sulla carta, per cui oggi era fondamentale, però oramai è andata così, gli altri hanno tutti pareggiato, sicuramente il rammarico c'è, però la classifica è ferma aspettando l'Ascoli che giocherà con il Venezia. Oramai bisogna girare pagina, arrivare fino in fondo, certo un po' più di cattiveria me l'aspetterei. Ci portiamo avanti, guarda il nostro Raffaele Maulella, al di là della 32esima giornata, ci fa vedere già un po' quello che sarà in prospettiva nelle prossime gare. Dobbiamo dire che complessivamente, diciamo così, il Bari non ha un calendario facile, a parte il Cittadella, la penultima, il Cosenza non ha assolutamente un calendario facile, perché affronta forse quello più difficile in assoluto. Lo Spezia non ha un calendario facile, mentre vediamo per esempio la Ternana che sulla carta potrebbe affrontare, ma, no, ma guarda, se devo essere sincero, nessuna di quelle squadre lì ha un calendario facile da qui alla fine. A parte Spezia e Cosenza, le altre almeno un bonus con una squadra pagata ce l'hanno. Però nessuno ha un calendario, per esempio, con 4 partite su 6 contro squadre di metà classifica che non hanno nulla da chiedere. Questo è un aspetto positivo, poi ovviamente la salvezza è da conquistare. Sì, poi vedi, ogni partita è a sé. Oggi pensavamo che fosse una partita del rilancio, abbiamo pareggiato, per cui adesso ogni partita va vissuta come una finale. L'Ascoli potrebbe, in caso di risultato buono col Venezia, avere le prossime 2 Cittadelle Modena per risalire potenzialmente la china e giocarsela. Sì, Forse, forse è l'unica. Sì, perché dopo il Bari cosa abbiamo? Il Modena 39, non ormai le diciamolo. consideriamo. Quindi Anche perché è la la lotta a questo. salvezza 40 a 44, ok? Modena dovrebbe fare 4, per arrivarci 5 punti in 6 partite, sono alla portata, dai. Eh sì, oramai è una lotta che dal Cosenza in giù ci riguarda. Ti dico, Gianluca, noi sulla carta abbiamo due impegni tosti adesso, però voglio dire, io sono fiducioso, certo, l'unica cosa che può dire rammarico è davanti, insomma, la mancanza di una punta si sente. Anche Pio Esposito a inizio campionato faceva ben sperare, entra, non dà più quell'apporto che magari all'inizio del campionato dava, perché dava anche delle buone prospettive. Davanti anche l'infortunio di Serio, speriamo adesso in Cuda, magari, però ci manca un centravanti, dai. Intanto all'intervallo Reggiana Cittadella 0-0, Catanzaro Como 1-0 e Palermo Sampdoria 2-1 alla fine del primo tempo. Questo alla fine conta fino a un certo punto perché non sono avversarie dirette dello Spezia. In attesa del collegamento con il nostro Enrico Nelazzeri andiamo a leggere altri messaggi. Sfruttare una sola delle 3 partite di scontri diretti in casa è stato un delitto clamoroso. Feralpi, Ascoli, Lecco, solo 4 punti, veramente pochi. Ora un calendario difficile con 4 squadre che mirano i playoff, una con la prima in classifica, lo scontro diretto a Cosenza. Difficile, molto difficile. Sì, complessivamente davvero forse il calendario più difficile in assoluto ce l'ha lo Spezia. Marco, oggi molto male, quello che stupisce è l'atteggiamento psicologico, sai che devi assolutamente fare 3 punti, nel secondo tempo entri dentro che non hai rabbia e ora ci sarà una finale incandescente. Beh, è quello che abbiamo detto noi, no? Sì, beh, oggi diciamo che l'unico che veramente sopra la sufficienza è Ristov, poi gli altri diciamo sono sotto media, nel senso che anche il gol io non l'ho rivisto, ero in curva e poi quando pareggia non voglio vederlo, ma mi sembrava
po' sorpreso Zotto, un sì, tiro sì, non sì, un po' di responsabilità ce l'ha. Sì, ecco, sì, mi sembrava fosse un rimpallo, invece era un tiro. Sì, ha calcolato male, ha fatto un bel tiro, però ha calcolato male. Andiamo dal nostro Enrico Lazzari, già nel suo studio a meditare su questo pareggio amaro. Eccoci qua, Enrico. Cosa è mancato oggi rispetto al solito Spezia? Perché una settimana fa eravamo qui a parlare di una svolta, di uno Spezia davvero costante nel rendimento. Oggi un passo indietro e ora c'è un finale di campionato incandescente, difficile, con uno Spezia che dovrà assolutamente meritarsi la salvezza. Eccolo qua, ci sei. Regia l'audio. E abbiamo un problema di nuovo con l'audio. Enrico, proviamo. Non sento l'audio. Abbiamo un problema con l'audio, lo risolviamo. Andiamo a leggere un altro messaggio, così poi coinvolgiamo anche il nostro Enrico. Andrea ci dice: tre attaccanti, Falcinelli, Esposito e Moro. Lascio commentare voi. Ecco, dal punto di vista di rendimento e di score, dobbiamo dire che in bassa classifica si fa difficoltà a trovare una squadra che ha un grande goleador, però il limite grande dello Spezia di quest'anno è stato proprio questo. E poi un Diserio, magari sorprendentemente trovato come attaccante in grado di risolvere la situazione anche dal punto di vista di caratteristiche, che dopo alcune partite si è infortunato. Sì, ne parlavamo prima, Gianluca, l'ultimo gol di un centravanti lasciando perdere Verde è stato Diserio. Moro e Diserio col Cittadella. Esatto, quindi ti dico, Falcinelli fa movimento, perché non posso dire che non, però il problema è che ci manca chi finalizza il gioco e che la butta dentro. Cioè, voglio dire, la squadra, questo è un problema di programmazione dall'inizio, che doveva essere costruita una squadra, perché abbiamo iniziato con un ragazzo che comunque più Esposito a 19 anni, non potevamo puntare una B su un ragazzo di 19 anni. La grande delusione è stato Moro, giocatore su cui lo Spezia ha puntato tanto. Sì, però non è un centravanti, l'abbiamo fatto giocare, non era una prima punta, è più un esterno, è più spalle alla porta, abbiamo visto, non rende. Comunque non è che uno che ha fatto questi grandi gol anche col Frosinone, è andato, non so se è andato in doppia cifra, non penso. No, ha fatto bene a Catania in Serie C, ma in Serie B lo scorso anno non ha segnato, perché non era titolare ovviamente. Alessandro ci dice: diversi passi indietro rispetto alle ultime prestazioni, se non vinci con l'ultima in classifica in casa sarà molto duro andare a fare punti in casa della capolista, anche se ogni tanto il Parma zoppica, ma non può perdere così tanto terreno. Vabbè, dai, noi comunque i giocatori ce l'abbiamo da fare la partita, anche contro la Reggiana siamo stati sfortunati, magari con quelle da scontro diretto facciamo un po' fatica, magari recuperiamo qualcosa a Parma. Certo, abbiamo due partite veramente toste. Qualcuno è d'accordo con la situazione attaccanti, ma ci scrive: Falcinelli fino ad oggi non segnava, ma almeno faceva la partita. Oggi un fantasma, impossibile giocare senza una punta che vede la porta, tra lui il ragazzino, cioè Esposito, Moro e Cipo. Puntini, puntini. Questo Cipo segna in nazionale, giocatore che è diventato un mistero assoluto, ma il mister D'Angelo non lo vede, ha avuto tante chance, non ha sfruttato. Infatti, cioè, D'Angelo, anche Alvini prima, cioè, un giocatore che, voglio dire, non lo so, non saprei dare un giudizio, perché non è una prima punta. Esatto, però non è che è stato utilizzato tantissimo, quindi, però effettivamente noi, il parco attaccanti piange, dai, ci giriamo intorno. Secondo me la programmazione andava costruita diversamente, con delle punte di peso a inizio. Abbiamo iniziato la stagione con un ragazzo di 19 anni, ripeto, non è neanche tutta colpa sua addossare sulle sue spalle l'eredità di un attacco. Mister D'Angelo nel dopogara, lo leggiamo dopo, ora andiamo dal nostro Enrico. Enrico, cosa non ha funzionato quest'oggi? Da cosa è dettato questo passo indietro per due punti lasciati per strada, due punti che di fatto sono lasciati per strada, perché quel punto lì non serve neanche a Lecco, a te?
Ma sì, intanto per cominciare un punto comunque è sempre meglio che 0 punti. Guardiamo anche cosa sta succedendo alle altre squadre, no? Il Parma non vince da tre settimane, ha perso nettamente in casa col Catanzaro, la Cremonese ha perso col Ferrafelapi, cioè dopo un filotto di 17 punti in 10 partite può capitarti una partita in cui molto probabilmente responsabilizzato anche mentalmente da dover vincere per forza. Soprattutto dopo il gol subito, anzi dopo il gol subito, perdi un attimo la tramontana e nel secondo tempo sei stato molto confusionario. Se il primo tempo finisce 3-1, diciamo che va bene così, che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, la squadra dopo il gol ha giocato bene, perché sfido chiunque a dire che lo Spezia abbia giocato male, abbiamo impegnato 3 o 4 volte la manna con situazioni sia da calcio piazzato che non importanti. Stavamo trovando le soluzioni giuste per mettere in difficoltà il Lecco perché andavamo sulle fasce come si deve, da una parte e dall'altra, come ha detto il mister. Poi, subito questo gol, un po' strano, è vero, Matteo probabilmente poteva far meglio, lo stesso Zutto forse, anche se c'è una mezza deviazione, poteva far meglio, però i gol purtroppo capita di subirli, li abbiamo già subiti nelle ultime due gare casalinghe, nonostante questo nei secondi tempi riuscivamo a ritrovare mentalmente anche la condizione giusta per andare a vincere la partita. Oggi non è successo, molto probabilmente il Lecco un po' più libero di noi, perché ormai onestamente il Lecco oggi ha giocato per cercare di fare il massimo, ma sanno benissimo che ormai sono retrocessi, avrebbero bisogno di tutte le vittorie da qui alla fine, molto probabilmente per riuscire ad andare forse ai playout. Quindi, e l'espulsione secondo me ha fatto ancora peggio perché loro si sono chiusi dietro e noi abbiamo avuto difficoltà nonostante il rientro di Coudat per troppa confusione che abbiamo fatto perché mentalmente non siamo stati leggeri come il mister chiede in questi casi. Il mister giustamente dice io sono seduto in panchina, faccio presto a fare queste considerazioni, le possiamo fare tutti, però io onestamente oggi dopo 18 punti in 10 gare, che è una media che ci porta alla salvezza se la continuiamo, al di là delle difficoltà delle partite, perché io in questo momento penso che lo Spezia possa giocare contro chiunque, non importa la difficoltà, anzi, forse mentalmente noi affronteremo meglio le prossime, perché non avremo la necessità impellente di dover per forza vincere la partita. Cioè, è logico che bisognerà almeno vincerne un paio da qui alla fine, no? E dovremo trovare il modo magari di farlo. Io ho sempre ipotizzato 42 punti la salvezza, no? Quindi mancano 7 punti. È chiaro, se si facesse due vittorie basterebbe un altro pareggio nelle 6 partite che abbiamo. Ma mi vanno bene anche 4 pareggi e una vittoria. Cioè, l'importante è arrivare a quella fatidica quota 42-43. In questo momento questa squadra, secondo me, ha tutte le qualità per arrivarci. Da giovedì, da questa settimana, ricomincerà a allenarsi anche di serio con la squadra. È sicuramente un attaccante che ti dà profondità e tante cose. Coudat ti darà qualcosa in più. Se rientra anche Rezza, il mister avrà tante armi, secondo me, al proprio arco. Senza andare a continuare la polemica, ci manca l'attaccante. Ormai è inutile, a 6 domeniche dalla fine, continuare a dire che bisognava comprare Tizio Caio e Sempronio. Cioè, mi Vabbè, sembra ma perfettamente inutile. Se ti noi dico, oggi però è un dato di facciamo l'errore, fatto, è un no, dato se di noi oggi fatto, non facciamo è che l'errore possiamo di dire. tornare sugli errori di mercato di luglio, è Va una bene, li cavolata paghi che non ci ora, possiamo li permettere. paghi Non ci ora. possiamo permettere, non ha senso alcuno, Ma perché questo lo a dici gennaio la squadra è te. stata corretta al meglio. Sono arrivati attaccanti, parlate di Falcinelli, oggi il mister l'ha spiegato anche la situazione Falcinelli, tutta la settimana non è stato bene. Poi è chiaro che lui prova a dare il massimo, ma ha giocato un'ora e non ce la faceva più. Quindi poi Pio ha fatto il suo, ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Nessuno chiede a Pio di fare 17 gol da qui alla fine. Noi siamo convinti però che ci arrivi con i calci di punizione, che ci si arrivi con colpi di testa di Ristov, che ci si arrivi con i gol dei centrocampisti, che io aspetto un gol di Bandinelli ancora che ha nelle corde di farlo, aspetto altri gol di Coudat. Noi possiamo davanti fare comunque gol con il rientrante di Serio, con Coudat, con questi giocatori qua, se è Verde, che dobbiamo essere sinceri, è stato bravo oggi nel primo tiro fatto in porta, in qualche pallone messo dentro, ma ci aspettiamo di più da lui. Quindi anche Verde è un giocatore che in queste due gare casalinghe non ha fatto quello che ci si aspetta da lui, nonostante questo abbiamo fatto 4 punti. Quindi
Quando Verde indovinerà altre partite, sono convinto che da qui alla fine le indovinerà, molto probabilmente avremo l'opportunità magari di vincerla. Cioè ci vuole positività in questo momento, non si può continuare a parlare degli errori fatti sul mercato ora o dei punti persi nel girone d'andata. Lo sappiamo benissimo i punti persi nel girone d'andata, ma se ci facciamo, mettiamo ora a discutere su questo non ha nessun senso. Ora bisogna cercare di fare quei 7-8 punti che ci portano alla salvezza e questa squadra, a prescindere dal campionato che ha da qui alla fine, li può fare tranquillamente, secondo me, per come è ora. Poi se vogliamo continuare a far polemica su tutto andiamo avanti, ma io non ce l'ho con nessuno. Si analizza la situazione, poi ognuno è giusto che abbia il proprio parere, diamo spazio ai tifosi. Ma non è questione, Gianluca, non è questione di parere, perché può essere uguale il mio anche a questo parere, ok? Io non sto dicendo che io sono contento di come è stato fatto il girone d'andata o di come è stato fatto l'attacco all'inizio. Sicuramente tutti noi, anche chi lo ha fatto, si è reso conto che nonostante la società mettesse dei paletti negli ingaggi e quindi non abbiamo potuto prendere Coda, per esempio, si poteva forse prendere un Falcinelli già quest'estate e molto probabilmente avrebbe dato una mano diversa alla squadra. E qui siamo tutti d'accordo. Non è che io non sono d'accordo su questo, se continuiamo a parlarne altre tre ore cambia la situazione. Non cambia niente. Ovviamente oggi tutti si aspettavano di. Ma tutti si aspettavano, sì, ma ti ripeto, anche la Cremonese non voleva perdere con la Feralpi in casa nell'ultima partita. La salvezza è ancora aperta. Bene. Vorrei anche un po' vedere che è ancora aperta la salvezza. Raggiunto il Bari, non lo so. Abbiamo raggiunto il Bari, siamo pari alla Cosenza, siamo davanti alle altre e vorrei anche un po' vedere che non fosse aperta. Per la prima volta in questo campionato abbiamo raggiunto le squadre che stavano davanti a noi. Questo bisogna dirlo. In una giornata comunque non positiva, non quello è un dato di fatto. Noi pensavamo di arrivare al massimo allo spareggio. Questo l'avete sempre detto anche voi tante volte, no? Quando dicevamo un po' di domeniche fa, se arriviamo a fare i play-out è festa grande. In questo momento ai play-out non ci saremo, perché quel Bari 35 non va bene messo lì, perché il Bari, lo Spezia col Bari ha gli scontri diretti. Ma questa è una classifica che non conta niente, dai. Lo Spezia, lasciatemelo dire, in questo momento lo Spezia per la prima volta dall'inizio del campionato è fuori dai play-out, è fuori dalla zona calda. Questo lo possiamo dire. Sì, con un calendario da qui alla fine più difficile di tutte le altre. Una vittoria oggi era importantissima. Ma siamo d'accordo, è: questo Spezia ha la possibilità di salvarsi? La risposta è sì. Punto. È quello che sto dicendo. Ok. Ma se continuiamo a parlare della polemica sugli ci attaccanti, sarà da sudare fino alla fine. Punto. Continuare a fare la polemica che non c'è anche polemica. Sono pareri. Speriamo che chi rientra sia nelle condizioni di dare una mano come tutti gli altri. Quindi, stop. Vai. Dobbiamo sminuire quelli che ci sono bisogna dargli una mano per fare il massimo. Ma nessuno qua rema contro, però è un dato fatto. Capito. È un dato di fatto che se analizziamo la partita di oggi. Ma io mi metto a parlare. Ma non la partita di oggi con gli attaccanti. Ma poi fai finire. A che fare fino a un certo punto, secondo me. Perché lo Spezia Anche se aveva un attaccante fenomenale, potevano vincere lo stesso, secondo me. Perché non è che siano arrivate poi palle pulite in area di rigore da fare 4 gol nel secondo tempo. Nel primo tempo sì, abbiamo fatto bene e potevamo fare più gol, ma nel secondo tempo abbiamo fatto poco. E Verde, quando è riuscito a liberarsi finalmente, perché stava troppo lontano dalla porta, poteva segnare all'ultimo secondo. Non è andata così. Dico una cosa, se noi abbiamo il culo che il Parma ha avuto qui all'andata, noi a Parma vinciamo, ad esempio. E noi speriamo questo, poi che ne so, magari a Parma possiamo anche perdere, non lo so. Però il Parma sicuramente in questo momento è una squadra che non avrà vita facile con lo Spezia di adesso, secondo me. Poi sabato sera ne parleremo. Va bene, grazie Enrico. Ciao. Ciao. Comunque, allora,
Il nostro Enrico è sempre un inguaribile ottimista, eh? Ci mancherebbe altro. Siamo tutti ottimisti nel senso, la classifica oggi è una classifica che vede lo Spezia ancora in corsa per la salvezza, certo. Ok? E 2 mesi fa in pochi l'avrebbero detto. Ovviamente è la squadra che ha il calendario più difficile da qui alla fine e ci si aspettavano i 3 punti. Vediamo ora, andiamo a tutto schermo con Mister D'Angelo, intanto la regia prepara il collegamento con il nostro Marco Mora per le pagelle. Mister D'Angelo di oggi ha detto: secondo me abbiamo fatto molto bene fino al loro pareggio, avremmo meritato un vantaggio più ampio fino a quel momento. All'inizio del secondo tempo abbiamo fatto fatica mentalmente e dopo l'espulsione ci abbiamo provato ma non siamo stati lucidi. Il mio rammarico è non aver raddoppiato nel primo tempo quando eravamo pericolosi. Dobbiamo anche pensare che queste partite, se Zoet non esce tempestivamente, rischiamo anche di perderle. Per questo dico che abbiamo guadagnato 1 punto e non recrimino dicendo che ne abbiamo persi 2. Questa è la sua analisi. Sulla volata salvezza dice: non do colpe ai ragazzi, la preoccupazione è umana ed è bene che ci sia, perché vuol dire che ci tengono, tutte le squadre si giocano qualcosa, abbiamo giocatori bravi, ma le difficoltà esistono e bisogna affrontarle con maggior tranquillità. Su di serio, da giovedì si sta allenando con la squadra. Obiettivo qual è? Avere a disposizione almeno al 90% per la sfida contro la Sampdoria, forse andrà in panchina anche contro il Parma. Vediamo le pagelle in schermata prima di collegarci con il nostro Marco Mora e i suoi voti, molti insufficienti, qualche sufficienza risicata e ovviamente un Ristov che ancora una volta ha dimostrato che di testa ci sa fare e quanto è mancato questo giocatore che ha giocato in A e in B a ottimi livelli. Lo scorso anno era al Venezia, il Venezia ha fatto i playoff. Quanto è mancato a questa squadra all'inizio del campionato? Andiamo da Marco Mora. Matteo. Questi voti. In questo momento decisivo del campionato si sta dimostrando sempre molto, molto prezioso. Io assolvo oggi Salvatore Esposito che al di là del palo colpito su punizione mi è sembrato, e dell'assist anche per il colpo di testa di Ristov, mi è sembrato del centrocampo forse quello più in palla, già qualche partita che riesce diciamo a, secondo il mio parere, a essere abbastanza quadrato nelle sue giocate. Assolvo anche Zut per qualche intervento precedente al gol, è vero, lì forse ha avuto un po' qualche incertezza, ma io ho visto una piccola deviazione di un tiro che francamente era a metà fra un tiro e un cross e si è andato a infilare nell'angolino. Per il resto è stata una gara secondo me impostata male e comunque conclusa peggio, perché non riuscire a sfruttare la superiorità numerica contro l'ultima in classifica che ricordiamo peggior attacco del campionato, è una squadra che pure si è oggi battuta, che aveva bisogno ovviamente di una vittoria come lo Spezia, non c'è riuscita, ma il dato di fatto è che appunto ha realizzato 30 gol in questo campionato e lo Spezia con il Bari solamente 31, quindi questi sono numeri, non sono opinioni relative al singolo giocatore. Per il resto pensate a un piccolo dettaglio, no? Aver sbagliato queste partite con Lecco e Feral Pisalò, guardate quanto ci costa. Con quei 5 punti saremmo più che tranquilli, addirittura proiettati nella parte sinistra della classifica, senza contare tutto il resto. È anche vero che lo Spezia storicamente, almeno secondo me, sbaglia proprio le partite con queste squadre di bassa classifica e magari, speriamo, riesce a impostare partite più gagliarde contro formazioni appunto dell'altra parte della graduatoria, quindi da questo punto di vista sono abbastanza fiducioso. Poi certo, oggi probabilmente avrei cambiato, lo diceva forse Matteo all'inizio, qualche elemento fin dal primo minuto, non avrei riproposto la stessa formazione, anche perché vincere 2 partite in casa consecutive non è mai semplice. Grazie Marco, grazie. Ci ritroviamo. Grazie. Ciao Marco. Dopo la sfida col Parma, ciao. Grazie. Ciao.
Allora, andiamo avanti con la scaletta e andiamo avanti e parliamo ovviamente di una lotta a salvezza sempre più incerta, una lotta a salvezza di uno Spezia che dovrà conquistarsela con ovviamente la responsabilità di dover fare punti in campi importanti. Una salvezza da sudare fino alla fine. Ti aspetti una salvezza da sudare fino all'ultima giornata? Sì, per forza, ce l'abbiamo nel DNA, però io penso anche che nelle partite tipo anche di sabato a Parma, forse qualcosina che siamo un po' più liberi mentalmente, giocare contro la capolista, i giocatori ce l'abbiamo anche con tutte le difficoltà che abbiamo detto, insomma sono fiducioso, ecco, magari effettivamente con le squadre come in casa, col Ferrarpi Salò, con le ultime abbiamo steccato, magari con quelle di classifica più importante facciamo la prestazione. Ora sicuramente, come ti dicevo, sono finali, cioè non possiamo più pensare, cioè ci avviciniamo alla fine, quindi oggi perché il rammarico? Il rammarico perché di fronte a questo abbiamo perso contro l'ultima che non aveva più niente da chiedere, dai, 23 punti, e effettivamente ci troviamo poi un calendario pesante. Non bisogna recriminare, fare un passo in avanti, pensare già a sabato, è vero, è giusto, però un po' di amaro in bocca, visto che è finita da 2 o 3 ore, ce l'abbiamo ancora. E nello stesso tempo, a parte ecco, il Cosenza e il Bari che stanno stentando molto, le altre squadre comunque non sono spacciate. Che anche lo stesso Ferrarpi Salò. Fanno punti, fanno punti. Aspettiamo l'Ascoli già domani, cosa fa contro il Venezia, mi sembra. No? Quindi il Venezia deve vincere perché le altre stanno correndo. La Ternana anche ha fatto dei risultati anche lei importanti. Ecco, penso la lotta da Cosenza a venire giù, oramai sono quelle le squadre. E le altre, come dicevamo prima, il Modena sono troppo più in alto, quindi è una lotta che da Cosenza ci vede insieme al Bari e alle altre, sperando che l'Ascoli si stacchi un pochettino anche lei. Ecco Matteo, visita, abbiamo titolato alla capolista, è una Parma con la pancia già piena, dobbiamo ricordare che all'andata lo Spezia regalò la partita con quel fantoziano autogol di Mutinho, da lì poi finito nel dimenticatoio, proprio cacciato da Mister D'Angelo. Non lo so, non penso che il Parma si senta pagato, cioè farà la partita, cioè non, fino all'ultimo vorrà consolidare il primato, per cui giocherà a viso aperto. Può essere per noi che siamo abituati anche con i giocatori magari di qualità che abbiamo, può essere una cosa positiva, però le motivazioni il Parma ce l'avrà, non ci regalerà nulla, figurati. Andiamo a vedere il prossimo turno per quanto riguarda la prossima giornata di campionato, ne mancano 6 alla fine, Modena-Catanzaro, Città dell'Ascoli, Cremonese-Ternana, Pisa-Feralpi, Como-Bari, quindi Sampdoria sul Tirol. Alle 16.15 di sabato si gioca Cosenza-Palermo, Parma-Spezia, Lecco-Reggiana, quindi domenica prossima Venezia-Brescia. Questo complessivamente il calendario, con lo Spezia ovviamente che ha la partita complessivamente sulla carta più difficile. Speriamo che nessuna in basso vinca, che ci sia qualche pareggio. C'è da dire che la Ternana gioca a Cremona, Feralpi gioca a Pisa, il Bari gioca a Como, quindi alla fine anche le altre, il Cosenza gioca col Palermo. Che brutto però Gianluca stai a vedere tutte queste. Ma bisogna guardarle. Cioè, sì, no, però un po' ti dà un po' angoscia. Però bisogna anche pensare a noi, cioè è vero fare tutte. L'Ascoli può approfittare di questa giornata. Ma vedi, poi sono tutte sulla carta, poi bisogna giocarle le partite, guardiamo oggi. E vediamo, ti ripeto, oramai mancano 6 partite, cioè oramai i conti, le statistiche, bisogna andare in campo e mettercela tutta e dare fino all'ultimo. Qualsiasi goccia di sangue e di sudore deve essere per la partita. Siamo in chiusura, grazie a Matteo Paganini. Grazie a te Gianlu. Noi ci ritroviamo sabato prossimo al termine della sfida dello Spezia contro il Parma, ancora una volta per dopo le Aquile. Arrivederci. Ciao.